Voilà, carissimi amici di La mia vita spaziale, siamo giunti, pensate un po', alla puntata numero 100. E questa puntata è specialissima perché voglio parlarvi di me e del motivo per cui ho deciso di fare questo podcast. Ma subito dopo la sigla. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Eh sì, aspettavo da lungo tempo questo momento della puntata numero 100 per parlare finalmente del sottoscritto. Come mai ho inventato questo podcast? Come mai lo sto facendo? Allora, devo raccontarvi che io sono nato, naturalmente, prima dell'invenzione dei computer, quindi ho visto il mondo analogico che c'era prima. Io usavo il telefono col rotellone grigio, non c'erano i cellulari e usavo ancora il gettone telefonico quando andavo via di casa. Ma quando ero ancora un adolescentino, si parlava che dagli Stati Uniti cominciavano a sviluppare il linguaggio macchina, i primi processori, insomma è nata l'era del computer. E allora mio fratello, cioè il fratello più grande, mi ha regalato un libro che mi ha aperto il mondo dei flowchart, dei diagrammi di flusso e del linguaggio macchina, e quindi ho cominciato a capire la logica dell'informatica. E poi c'è stato il boom di Apple e mi ricordo che io non avevo assolutamente un computer, ma c'era un amico che aveva un Apple IIc, famoso Apple II, che ha fatto tanta storia dell'informatica. E quindi io mi trovavo al liceo con un mio compagno di classe, abbiamo cominciato a sviluppare dei programmini per Apple fondando una società che si chiamava Peach Computer Inc. E così programmavamo in Basic e quindi siamo un po' dilettati di queste cose. Ho avuto anche un TI-99-4A, un Texan System, cominciavano gli home computer, insomma sono cresciuto a suon di smanettoni di nerd e di informatica. Poi la mia vita ha preso un'altra piega, ho fatto tutte altre cose e quindi c'è stata una pausa, diciamo, fino alla bella età di 25-26 anni, quando improvvisamente sono tornato ad avere un computer. Il mio primo PC era un Windows con 3.11, famosissimo sistema operativo. E lì ho capito che il computer poteva fare un sacco di cose, perché mi dava la creatività di fare dei volantini, allora si usava Publisher, cioè cose molto semplici, ma c'erano le GIF, si usavano queste GIF e quindi si faceva tutti i prodotti grafici. E quindi io ho sempre avuto un po' una passione grafica, ma la svolta della mia vita è stata quando mio fratello maggiore, sempre, mi ha prestato un giorno il suo Mac Mini che aveva. L'ho tenuto per una settimana sulla mia scrivania e dopo una settimana di prove col Mac Mini ho detto: ma perché sto perdendo tempo a formattare, sistemare Windows quando ho un sistema operativo funzionale senza virus che ti fa risparmiare un sacco di tempo? Beh, nel giro di quella settimana ho fatto la grande svolta della mia vita, ho cambiato il sistema operativo, sono passato al mondo Apple, al mondo Macintosh, e da allora sono diventato un Apple evangelist, un fan, per non dire un fanatico di Apple, perché davvero mi si è aperto un mondo per la creatività, un altro modo di concepire i computer, degli strumenti che, come diceva Steve Jobs, sono come la bicicletta, che cioè potenziano gli arti umani. Tu correndo fai determinata strada, ma correndo con la bicicletta puoi fare molta più strada, essere molto più veloce e vedere tante belle cose, tanti bei posti. E così è il computer, potenzia, come dire, i nostri sensi, il nostro toccare, il nostro vedere, il nostro creare cose nuove, e quindi col computer possiamo fare un sacco di cose. Questa è stata da sempre la filosofia di Apple, e quindi con questi strumenti, poi c'è stata l'invenzione dell'iPhone, dell'iPad, eccetera eccetera, ma non è cambiato nulla nella filosofia di fondo. Sono strumenti che potenziano la nostra creatività e ti permettono di fare delle cose meravigliose.
Allora, siccome fin da piccolo io avevo il desiderio di diventare un astronauta, di andare nella stazione internazionale, che ho avuto anche l'occasione di passeggiarci sopra quando sono stato a Cape Canaveral anni fa in visita, sono andato anche dentro uno space shuttle, insomma ho fatto delle cose bellissime, questo è il mio sogno, andare nello spazio. Allora ho pensato che bisognava fare un podcast per dire a tutti che viviamo in un mondo davvero straordinario. Tanta gente ha in mano degli strumenti che sono dei robot con intelligenza artificiale, come l'iPhone che ho qui tra le mani, oppure l'iPad, il proprio tablet, il proprio computer, ma li adoperiamo veramente come fosse una zappa. Tanta gente pensa che internet sia una specie di pagine gialle, usa il computer solo per scrivere a macchina, e come si usava una volta con le macchine, proprio quelle con quei tastoni che facevano cic cic ting, e quindi usa il computer con la stessa mentalità, quindi magari c'è la stampante laser, c'è il fotocopiatore, però di fatto è uno strumento per scrivere dei testi, uno strumento tutta più per chattare qualche frasettina sui social, ma non conosciamo l'enorme potenzialità che hanno questi strumenti, che possono davvero cambiare tutta la nostra vita e renderla una vita sempre di più spaziale, cioè una vita sempre di più smart, sempre più digitale. Io credo che la mia generazione, che ha visto crescere internet da zero, rischia di fermarsi là, si è fermata lì. Internet è un po' come era all'inizio, quando c'è stato il boom, vi ricordate la copertina sul Time, la specie di pagine gialle dove tu in modo molto semplice con Google puoi trovare tutto quello che vuoi. Ma nel frattempo è nato il web 2.0, sono nati i social media, insomma, e l'informatica si è sviluppata moltissimo, i nostri processori, quelli sono di adesso, riescono a fare delle cose strabilianti. Io col mio iPhone ci parlo, perché gli dico di prendere l'appuntamento, di ricordarmi delle cose, di darmi delle risposte, insomma sono veramente degli utilizzi che sembrano destinati a un futuro lontano, mentre invece ce li abbiamo già qui. Ecco che allora questo podcast l'ho voluto dedicare proprio a quelli che sono nati come me prima del grande boom dell'informatica, che hanno visto il mondo analogico e sono un po' smarriti. Magari vedono gli adolescentini che hanno in mano il cellulare, imitano loro perché magari usano WhatsApp, mandano in giro 4 messaggi, ma più di questo non sanno che cosa farsene. Ecco, io vorrei insegnare a tutte queste persone come usare al meglio i social media, come usare al meglio il web, come usare al meglio questi dispositivi che abbiamo tra le tasche, proprio perché se ci viene data una bicicletta, un motorino, un'automobile, possiamo visitare il mondo intero, possiamo vedere cose meravigliose e possiamo essere davvero creatori noi di un mondo straordinario. Ecco, questo è il podcast, questa è la missione, questo è quello che voglio fare, perché la mia vita e la vostra sia sempre più spaziale. Ecco, è stata quasi una confessione, diciamo, online, questa 100ª puntata, ma ve l'ho raccontata perché vorrei che questa mia passione per il mondo digitale, anche per il mondo Apple, diventasse anche sempre di più la vostra, che condividessimo insieme queste scoperte, questi utilizzi smart del digitale. Se anche tu hai trovato un'applicazione che non hai più abbandonato, che ti migliora la vita perché magari ti aiuta in automobile, ti aiuta a trovare, che ne so, l'albergo dove andare in vacanza, che ti ha davvero aperto un mondo intero, ti invito a condividere questa tua scoperta con me, che così io posso diffonderla ai tutti quasi 1000+ ascoltatori del podcast La mia vita spaziale. E per fare questo, perché cresca questa comunità di gente appassionata come me di questo mondo digital, ti invito a condividere questo podcast sui tuoi social e a lasciare anche una recensione, 5 stelline oppure una frasetta, basta dire bravo oppure ma mi piace questa cosa, simpatico, non simpatico. Sapete che chi eroga questi servizi tiene molto in considerazione anche l'interazione social che hanno i podcast, quindi il vostro commento può aiutare veramente molto a diffondersi.
e ti invito a seguire un po' dove sono, tutto quello che faccio, le mie attività sul mio sito che trovi anche nelle note dell'episodio che è andreabrugnoli.it. Quello è il mio quartier generale, adesso sto rifacendo questo sito e da lì puoi accedere a tutti i miei social dove da quelli si imparano un sacco di altre cose perché io ogni giorno segnalo con articoli, link, nuove idee, nuovi sviluppi, novità del mondo social, tutte cose molto interessanti che rendono la vita nostra sempre di più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. A cura di Andrea Brugnoli.